Dicembre ormai sta diventando tradizione, mese zappiano, e noi vogliamo omaggiare questo grande artista con il gruppo che secondo me li rappresenta meglio in Italia, sia per la loro bravura, perché sono veramente dei musicisti strepitosi, e sia per la loro simpatia. E quindi accogliamo ancora una volta con grande calore gli Ossi Duri. Buonasera a tutti dagli Ossi Duri. Subito un piccolo avvertimento, siamo in diretta video, audio e in streaming. Come vedete abbiamo cercato di adeguarci al clima, metterci un po' elegante, almeno alcuni di noi. Alessandro veste una camicia bianca sancrata sui fianchi, braccialetti che colpiscono per il loro colore prorompente sul bianco. Quindi chiedo anche a voi di adeguarvi al clima streaming, vi prego di adottare una postura da streaming, una via di mezzo tra una trasmissione di Augias e Pomeriggio 5, e al mio tre fare un applauso adatto allo streaming, elegante ma entusiasta. 1, 2, 3. Grazie, grazie. Buonasera ancora degli Ossi Duri, come va? Tutto bene a Milano? C'è ancora il Duomo? Sì? Tutto bene? C'è ancora Pisa Pia qua a Milano, sì? Sento entusiasmo nelle vostre voci. Bene, cominciamo con un repertorio assolutamente casuale dedicato a Frank Zappa. Quindi ognuno di noi farà un brano diverso. Thank you.
Father Sabazzi in Congress today. The mothers have hookers somewhere in LA. The idiot bastard song abandoned to perish in black overcast. Kenny will stay away in the jar. The church in the town, welcoming to view. Kenny will feed him and Lonnie will watch. The child will dream and grow and until the world, the liars and cheaters, a valley like you, who smile and think you know what is in the shine. You think you know everything, deep in soul, the song we sing. Try and imagine a winter all colors in green. All the time he would spend at the corner seat blend. Where are we now?
Grazie Milano. Grazie, ci avviamo verso la fine del concerto. Voi ridete, ma è innegabile che ci avviamo verso la fine del concerto. Da che siamo saliti sul palco, ci siamo avviati verso la fine del concerto. Lentamente, ma inesorabilmente. Allora, gli Ossiduri in versione extended version, featuring Jacopo Albini al sax. E il maestro Sandro Lanzafame alla tastiera. I vecchi Ossiduri invece alla chitarra, Martin Bellavia. Alla batteria, reduce da un solo ripreso in multivisione, Ruben. Al basso, Monne. L'eleganza infinita, incommensurabile, di Alessandro Spider-Man Armuschio. E a proposito di Alessandro Armuschio, vi ricordiamo che siamo in diretta streaming e invito il cantante degli Ossiduri a salutare in inglese chi ci stesse seguendo dall'estero. Grazie. Hello. Grazie, un saluto ai nostri spettatori esteri. Hello a volevi tutti. Che salutassi, io salutato. Allora, però presentati. Andrea Vigliocco, alle percussioni, alla presentazione e all'acqua naturale. Allora, mese importante per noi, dicembre. Chi c'era l'anno scorso qua seduto come spettatore degli Ossiduri? Pochi, pochi. Chi invece Signora, non era lei seduto? Non c'era l'anno scorso. Qualcuno era in piedi? Dov'era l'anno scorso? Lei non è venuta a sentire gli Ossiduri l'anno scorso. Molto pochi, vuol dire che chi è venuto l'anno scorso non è tornato, buon segno, perché evidentemente vendiamo altri CD questa sera. A proposito dei CD, li trovate in fondo a destra, non potete sbagliarvi col bagno perché invece il bagno è da questa parte, i CD sono dietro di voi, il bagno davanti a destra. Quest'anno, dopo aver essere usciti l'anno scorso con 3 CD inediti, vi presentiamo un repertorio di Zappa poco conosciuto, che è quello più sul versante jazz. Continuiamo quindi la serata avviandoci, come ho già detto, verso la conclusione con un brano molto dolce dal titolo... Vorrei fare una domanda al gruppo, però qualcuno di voi ha firmato la liberatoria per le foto che ci stanno facendo? Io no, tu no. Io ho firmato qualcosa prima, ma non so cos'era. Forse era quello. Blessed Relief. Thank you.
Grazie, Martin Bellavia e la grande classe di Jacopo Albini. Come va in sala? Tutto bene? Si sente bene? Come sta andando il concerto secondo voi? Dite liberamente un voto da 1 a 10. Molti sette, ho sentito, purtroppo. Mi piace il concerto. Signora, lei che non è venuta l'anno scorso è un po' pentita adesso, sì. Dica la verità. Tornasse indietro verrebbe, vero? Grazie. Un applauso alla signora che tornando indietro verrebbe. Allora, voi sapete che gli Ossiduri sono, prima di ogni altra cosa, un grande laboratorio culturale, perché il nostro scopo principale è quello di tendere sempre e comunque alla perfezione, che non esiste, da qui la nostra perenne frustrazione. Alla luce di questo, gli Ossiduri sono anche una vetrina per giovani musicisti che vogliono mettersi in mostra, e abbiamo oggi un giovane chitarrista, anzi ne abbiamo due, che si alternano sul palco, non ve ne siete accorti perché sono molto simili tra loro. Abbiamo Martin Bellavia, che è quello che avete visto fino adesso, e poi abbiamo un giovane aitante che sgomita nel mondo della musica per farsi largo, per farsi un nome, Martin Craig. Grazie. E allora è il momento di usare voi pubblico come test per scegliere il migliore tra loro due che verrà con noi in tour prossimamente. Comincia, avete 30 secondi a testa, comincia il giovane che vedete non è ancora preparato, ma ha dalla sua l'ingenuità e la freschezza dei 20 anni. Il Jack va qua. Esatto, qua. Esatto. Sì, calma. Sì. Sì. Hai 30 secondi per far vedere al pubblico il tuo talento. Tre, due, uno. Martin Craig, un applauso per misurare il vostro gradimento. Applausi tiepidi. Io ho già scelto. Adesso invece il più accademico, Martin Bellavia. Vedete, lui sa dove si mette il jack, che è già qualcosa. Anche lei ha 30 secondi per esprimere il proprio talento. Prego. Accorda prima, 30 secondi accorda, giusto? Stiamo suonando jazz, rock, funk, blues, dimmi te. No, hai carta bianca. Ah, carta bianca, qualsiasi cosa posso fare. Certo. Bello. Questo è jazz. Sì, sì. Spocchioso. Martin Bellavia. A me non piace lui. Applausi ancora più tiepidi, ancora più tiepidi. Io sceglierei l'altro, Andrea. Io direi che il gradimento espresso dal pubblico parla chiaro e invito quindi a salire sul palco per proseguire il concerto con noi, Martin Craig. Un giovane dalle belle speranze che continuerà con noi il concerto. Io lo preferisco Martin Craig, comunque più sanguigno. Che sta però ancora cercando la sua chitarra. Non mi stai ascoltando, Andrea. Scusa, ero girato di là. Ho la bisogno di guardare. Poi tu adesso guardavi me. Ah sì? No, non è vero. Hai rubato la chitarra. Gli ho fregato la chitarra con l'altro coglione. Quindi, se si voglia questo. Martin Craig è anche un po', non lo so. Anonima sarda, qualcosa del genere. Va bene. Bene, andiamo avanti con l'ennesimo bellissimo pezzo della serata. Pezzi, come avete notato, sono sempre più belli, così come anche gli assoli degli Ossiduri. A questo proposito ricordo che gli Ossiduri sono 5, gli altri due sono infiltrati, ma che vanno a nostro vantaggio perché sono molto più bravi di noi. Jacopo Albini! E il maestro Sandro Lanzafame. Detto anche Sandro. Allora, andiamo avanti con un brano che si intitola Team from Lumpy Gravy. Mm-hmm.
Martin, Quake la chitarra.
applausi duri, extended version. Vedete come invitare dei jazzisti. Grazie. Vedete come invitare dei jazzisti sul palco. È una mossa politica astutissima, perché loro suonano tanto e io e Ale stiamo facendo un concerto riposantissimo. A proposito Fantastico. Di questo, se qualcuno vuol venirci a tenere compagnia durante i prossimi pezzi, noi siamo al tavolo in fondo lì. Se invece delle carte anche qualcosa. Qualche nocciolina, qualcosa da sgranocchiare, da bere. Come le Bene, sceglie. Prima di andare avanti vi ricordo che noi ci trovate anche sul web, all'indirizzo ossiduri.com. Slash. E slash.com è un altro sito. È venuta ieri questa gag, ma non poteva, poteva venire due sere di seguito. Ci trovate anche su Facebook in due posti separati. Uno è la pagina ufficiale Ossiduri, una pagina aperta a tutti. L'altra è un gruppo invece che è molto ristretto, molto selezionato, su cui grava la tagliola del censore Alessandro, che decide chi può accedere a questo gruppo. Siamo in 16 per adesso in tutto il mondo, quindi vedete voi cosa potete fare. Lei signora che non è venuta l'anno scorso, non ci provi nemmeno. Sappia che non ci provi nemmeno. Bene, adesso prima di andare avanti un piccolo angolo culturale. Voi sapete che gli Ossiduri fanno soprattutto cultura. Allora Jacopo, questa sera è il momento di parlare della differenza tra sax tenore e sax soprano. Hai un'ora e un quarto, gestiscitela a tuo piacere. Quando vedi che non c'è più nessuno la smetti, cioè. Ah, okay. Vabbè, ma non è difficile. Praticamente la famiglia dei sassofoni è divisa per estensione dello strumento, ogni sassofono viene chiamato con un'estensione vocale, soprano, mezzo soprano, no, mezzo soprano non c'è, cioè, no, soprano, contralto, tenore e baritono. Questo è il tenore, quello è il soprano, è più corto, questo più lungo, basta. Ah, soprano, estensione dello strumento, estensione dello strumento, estensione. Si nota la differenza. Ah no, niente, l'altro, quello è un clarinetto basso, ma non è un sassofono. Sì, sì. Sta perdendo di nervo la raccolta. Sì, no, vabbè, ma non so che cosa dire. Taglia i buchi. Una volta che dici una cosa, pensa subito a cosa stai per dire. Vai. Niente, non c'è niente da dire, sono entrambi nella stessa tonalità, questo è un'ottava più bassa di questo, o questo è un'ottava più alto di questo. Basta, c'è niente da dire, grazie, suoniamo. I jazzisti, come vedete, suonano molto bene, tanto quanto parlano male. Allora, c'è ancora uno strumento sul palco che Jacopo può presentarvi. Hai 3 secondi però stavolta. Il clarinetto basso. Allora, il clarinetto basso è un clarinetto, però un'ottava più basso. Ha molto del sassofono come meccanica. Proprio il resto è tale quale un clarinetto, ha tutte le magagne dello strumento, difficile da suonare, però ha un bellissimo suono. Basta. Ciao. Un applauso alla parola magagne. Facciamo della cultura noi Ossiduri. E l'ho portato solo per fare la nota bassa del pezzo precedente, basta. Uno strumento in più per una nota. Adesso ci avviamo veramente verso la conclusione del concerto. E quindi mi dite che pezzo c'è in scaletta, che non ce l'ho più a vista. No, non te lo dico. No? Non te lo dico. Ah, ok. Un brano bellissimo dal titolo Oh No. C'è un'obiezione in sala, non ho capito. Fatelo raccontare dalla signora. Voglio fare della polemica sterile. La signora non è venuta e adesso racconta a tutti cosa si è perso. Si faccia raccontare, sì sì. Andiamo avanti, Oh No. Un attimo. Prego. Della resistenza è stato una cosa. È stato straordinario, si racconta in tutta Milano ancora adesso. It was wonderful in all Milan, they told about that evening. Grazie per gli stranieri in streaming. Andiamo avanti. Oh no, I can't believe it. Say that you're thinking of meaning of love.
all woman you say. With your love you can change all of the way. Say that you think you know the meaning of love. Do you know anything that can be told? You say that you really love. I think you should check it again. How can you say what you believe will be the key to a world of love? All your love. You can understand. Oh no, I don't believe it. Young and young, you can see yourself as a prophet saving the world. What comes to this, you just can't believe you're such a fool. We'll be right back.
were a Milton Bradley crayon. But she was something I could lay on. You remember what became a movie? Carolina Harker Ecstasy. She put a movie brother's table. Listen to the music. I had a Roger Daltrey cable. Roger Daltrey cable. Oh, oh, oh. That was a bit out of the shape. Oh. You remember what became of me? Carolina Harker Ecstasy. Our cake was gone, there was still one on the lawn. In the sunrise, little sugar bread. We were around the bumper set, then she told me we could tell. It's a surprise. Got a head, I had them to their bodies. Then she knew I'd be surprised she got it. Take a try, stone, pimp the spiral. Then she gave a pair of shoes to me. Plastic leather for two triple D. I said, I wonder what's the shoes for. She told me, don't you worry no more. And go right down on the tile floor. Now darling, stumble over me. Carolina Harker Ecstasy. Yes, there's something new. Every people so new. Wonder what I need to do for your pleasure. Don't you worry, worries. It is maybe just a moment I can change her. But you know, by 10 o'clock her eyes and legs were rendered. She couldn't talk cause her mouth acting extended. Look at me and know she had been blended. No one thinks I can be serene. No, no. Carolina Harker Ecstasy.
it might seem strange to Herb and Dee. Carolina hardcore ecstasy. Alessandro Muschio al tamburello. Andrea Biglio. Jacopo Albini alle maracas. Al pubblico di Milano, vi salutano e vi ringraziano per questo palcoscenico. Alla batteria, Ruben. Al basso, Mamme. Alla chitarra, vincitore del bando dei sostituti, Martin Craig. All'eleganza innata, Alessandro Spider-Man Amuschio. Inclusi, ma portatori di tante belle note, al sax, Jacopo Albini. Stiamo per staccarsi la flebo. Alle tastiere, Sando, la Giovane! Se avete sentito bene questo concerto, il merito è tutto del fonico Walter! Ripeto, il merito è tutto di Walter! Alzati in piedi! Alzati in piedi! Ringraziamo tutti per l'accoglienza, per la pizza e per tutto quello che ci avete fatto per noi.
vi salutiamo con l'ultimo brano di Frank Zappa intitolato Peaches in regalia. Andrea Vigliocco, rimbazzilofono e cazzate. La signora indifferente agli ossiduri, ma nuova fan da oggi.
Grazie di essere di nuovo in nostra compagnia. Comincia la seconda parte del concerto, sempre dedicata a Frank Zappa. Abbiamo ancora detto una caratteristica dei jazzisti: invece di girare pagina come le persone normali, buttano tutto in terra. Insegnate ai jazzisti a girare le pagine prima o poi. Bene, andiamo avanti dunque con un repertorio sempre zappiano. C'è qualcuno che ride fortissimo in prima fila, fortissimo. Bene, un pezzo molto tranquillo da ballare, intitolato Take Your Clothes Off When You Dance. Come a time when everybody who is lonely will be free to sing and dance along. There will come a time when every evil girl will know we'll be evil, though we can rise above. Right and back. We'll carry back as long as short as bread or body grey. We'll know we play in the design. There will come a time when you will deep be ashamed if you were fat. Oh, 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 oh. Fame.
Vigliocco allo xilofono. Come a time when everybody who is lonely will be free to sing and dance our love. There will come a time when every evening that we know we'll be a people, then we can rise above. Who can revive as long as shoulders spread? Body gray will know with any dentist hands. There will come a time when even take your clothes away and we'll dance. Wow, 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 wow. There will come a time when you will even when you dance, wah, 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 wah. There will come a time when we will take you closer when you dance. Grazie, vi augurerei buonanotte se non avessimo ancora una grande sorpresa per voi. Un ulteriore ospite sul palco vorremmo Filippo Bellavia. Thought he was a man, but he was a muffin. He hang around till you found that he didn't know nothing. Oh girl, you thought he was a man, but he only was a puppet. No cries out of him, denial just has also been stopping. Oh,
Grazie. Dire, è stata una serata bellissima, emozionantissima. Grazie a tutti, buone feste, ci vediamo nel 2015, prima data 10 gennaio, avete tutto il programma, siete sempre benvenuti, grazie a tutti.